Bossari, Maurizio Costanzo stuzzica, vittoria servita dagli autori, la risposta di Daniele. Daniele Bossari, Maurizio Costanzo stuzzica, vittoria servita dagli autori, la risposta di Daniele. Daniele Bossari ha trionfato al Grande Fratello VIP convincendo un po' tutti. Un po' appunto, visto che c'è stato anche qualcuno che ha storto il naso, sostenendo che abbia ricevuto qualche aiutino di troppo da parte del reality di Canale 5. Al Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa del salotto televisivo ha così stuzzicato in modo garbato e sottile il compagno di Filippa Lagerbach, che tra l'altro ha pure ritardato la sua entrata in scena per un piccolo imprevisto legato a un volo che ha ritardato più del previsto. Andiamo a scoprire com'è andata l'intervista. Maurizio Costanzo su Bossari, gli autori ti hanno servito la vittoria su un piatto d'argento? Maurizio Costanzo, da giornalista e personaggio televisivo navigato, ha posto una questione pepata a Bossari: penso che gli autori del Grande Fratello VIP ti abbiano servito sul piatto d'argento la vittoria. Il conduttore ha quindi citato la storia di Daniele con la compagna Filippa Lagerbach e la proposta di matrimonio fatale in Mondovisione. Non pensavo che gli autori mi giocassero questo tranello, ma poi ho colto l'occasione, ha risposto il fresco vincitore del reality, mantenendo come di consueto un basso profilo. Nello studio c'era pure Giulia De Lellis, che il pronostico dava per vincitrice quasi sicura. E a proposito di aiutini e qualche piccola polemica legata alla vittoria finale del GF VIP, la fidanzata di Damante proprio poche ore prima aveva rilasciato un'intervista in cui aveva affermato che stranamente e Giulia De Lellis, finale GF VIP, non è chiaro nemmeno a me, mai. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine, ha dichiarato a Fanpage, it Giulia De Lellis, che però ha subito cercato di smarcarsi dalle polemiche, non volendo rivelare nulla di più. Qualche ombra sulla seconda edizione del GF VIP rimane, dunque. Ma d'altra parte non ci sarebbe GF senza polemiche?